tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGO Overwatch. Il mio nome è come sempre Quittono 8 e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova e che appare possibilmente un altro cheater. Quindi diamoci da fare. Ok ragazzi, ci siamo, siamo Sudas 2, sospettato è CT, sta vincendo 2-0 e sta facendo 4 kill e una morte, 2 kill per round perché non ha nessuna free KO for... Axe. I'm calling Axe. I'm calling Walls. Walls. Hyper, super, duper, mega, Walls. Sei capito? Questa sarà... sarà una rottura di coglioni da montare in editing per rilanciare l'audio, quindi non lo farò. Divertitevi. Oggi sono più stupido del solito. Sono appena tornato dal... Dal bootcamp coi kiwi. Siamo stati benissimo, abbiamo fatto un sacco di progressi. Walls. Va lì, va lì, va lì che lo vede. Va lì che sa che è lì. Va lì, va lì. Va lì che cammina. Ah, l'ha sentito camminare adesso. Dove stavi sparando, scusa? Cioè non ha neanche... hai riflessi per fare quelle kill, ma non hai riflessi per girarsi da una flash. Sul serio? Really? I think not, motherfucker. A parte che ha l'81% di HS. Cioè, neanche... neanche mio nonno nella seconda guerra mondiale aveva l'81% di HS, ragazzi. Cioè, dai. Mio nonno portava la radio. Mi ha detto che ogni tanto sparava, ma non sapeva se ha mai... non sa se ha mai colpito qualcuno. Cioè, lui sparava una mischia. Però aveva più dell'81%. Cioè, non aveva l'81% di HS, sicuramente. Guarda il rascione mid, proprio senza paura. Attenzione, tizio. Stava già mirando sull'omino dentro la scatola. E cazzo sei, mondo marcio? E questa l'ho già usata, lo so, ma vi ha fatto ridere, quindi la riuso. Va bene? Oggi sono insopportabile, credo. Mi dispiace. Scusatemi. Mi faccio ridere da solo. Ma perché? Perché? Sarà che ho appena fatto... dopo aver fatto il bootcamp, sono tornato, ho registrato prima di questo Overwatch la solo queue che ci sarà oggi. E vi dico solo una parola: Bob. Mi sono divertito un casino. Mi sono divertito un sacchissimo. È stata una bella competitive e... non lo so perché mi faccio ridere da solo. Non ho fumato niente, giuro. Non ho bevuto niente. Sì, forse un amaro all'inizio e un amaro alla fine del bootcamp, però niente di incredibile. E il sospettato guarderà la colonna. Secondo te, se facciamo esplodere questa colonna, CT spawn viene giù e trasformiamo questa mappa in una mappa retake? Allora, sospettato, va verso lunga, trova il tizio. Trova la... madonna mia, come cazzo spari però. E fa tutti questi pop-up incredibili che sono palesemente Wallach. Ma palesemente Wallach proprio. Ma incredibilmente Wallach. Ma così Wallach che anche mio nonno direbbe che è il Wallach. E mio nonno è morto, quindi... pace all'anima sua. Questi non tengono mid, no, non lo coprono per un cazzo. Mi piace come si gira per guardare in giro. E boom. E boom. E quanti colpi vuoi sparare? Quanti ancora? Eh? Quanti ancora? Deve avere un Wallach settato su una certa distanza. Anche se quello sguardo che ha dato ai due tizi che stavano in buio mi ha messo un po' paura. Però secondo me è un Wallach settato a una certa distanza, perché Wallach ce l'ha palesemente. Cioè, guarda lì. Va lì. Questo non è cluster placement, ragazzi, eh. Non è cluster placement. Sei riuscito a non ucciderlo. Sei morto. Potrebbe anche essere uno smurferino, eh. Però non è cluster placement comunque.
Cioè, è uno smurferino che tipo da 9 a 2, no? Che è già un rank di merda. Ha deciso di andare a smurfare sul suo account Silver 2. E di usare. Parte che guarda il muro che manco. Cioè, non ho mai visto nessuno guardare un muro così. Poi mi piace perché cerca di far finta di uscire male. Cioè, proprio si vede. È uscito e ha sparato a destra dopo. Cioè, ha proprio flickato a destra. La prima volta che baita gli shot in mid è questa. Tutte le volte che ha lasciato. Non c'è nessuno, sì, lo sappiamo. E sì, sì, ottimo, il check della vita hai fatto proprio. Proprio il check della vita. Beccato, il tracchino ce l'abbiamo. Abbiamo anche un silent aim. Perché il suo crosshair non era da nessuna parte. Va lì? Va lì dove cazzo sta sparando? Dai. Stava sparando 8 metri a destra. L'ha preso su cobblestone, cazzo. Scusa, poi non mi vedi questo? Sneaky. Dai. Dai. Va bene che c'è il 32 tick e tutto quello che volete, ma l'avete visto dove arrivava quel colpo? E comunque quel movimento lì l'ha fatto per non essere troppo palese. È saltato oltre, il tizio ha fatto il mini bunny hop. Noi l'abbiamo visto al rallentatore, quindi sembrava molto più lento. In realtà è stato un movimento veloce. Saltato oltre, ha bunny hoppato, girato l'angolo e... tracking. Eh sì. Attenzione, eh. Avete visto come mentre guardava a sinistra non si è esposto e poi era già piazzato? Questi hanno qualcosa palese proprio, ma palese. Ok, signori, evident, non insufficient. Quindi, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo è il mio voto per questo pezzo di merda piccolo così. Mio nome è come sempre Quittonoate. Ciao a tutti.